In Lombardia esiste dal 2003 un progetto di autostrada regionale. Questa autostrada dovrebbe collegare le città di Mantova e di Cremona. Di questa autostrada in questi anni non è stato fatto nulla, neanche un metro di asfalto. Però sono aumentati i costi, vertiginosamente. Dal 2003 ad oggi sono aumentati di oltre il 43%. Ad oggi questo progetto di autostrada costa 1 miliardo e 80 milioni di euro. Chi pagherà questi soldi? Dovrebbero farli i privati. Ma chi sono i privati che vogliono investire ancora in quest'opera che è stata pensata più di 10 anni fa e che ad oggi, con i dati ufficiali dei flussi di traffico, non ha il traffico sufficiente per ripagarsi? La regione si è impegnata più di 10 anni fa a stanziare 108 milioni di euro di contributo regionale, di soldi nostri, di soldi dei cittadini lombardi, per pagare una parte di questa autostrada. Secondo me tutto questo non ha senso, perché noi stiamo parlando di un'autostrada che avrebbe un impatto ambientale e sul territorio devastante, su un territorio a vocazione agricola come sono le province di Cremona e di Mantova. Di un'autostrada che costa 1 miliardo di euro e quindi sostanzialmente insostenibile dal punto di vista dei costi. Di un'autostrada che quindi non sarà mai fatta. Maroni aveva la possibilità di cambiare idea su questo progetto ormai irrealizzabile e di smettere di ingannare i cittadini mantovani e cremonesi. Aveva la possibilità di prendere i 108 milioni di euro che ha previsto di stanziare su questo progetto irrealizzabile e metterli a finanziare la viabilità ordinaria, a finanziare il rifacimento delle strade che attualmente collegano Mantova e Cremona e che hanno bisogno di interventi, e tutti noi lo sappiamo. Purtroppo Maroni non ha voluto farlo, ha continuato a perseverare nell'errore, nonostante una mia proposta che dicesse proprio questo: abbandoniamo il progetto irrealizzabile dell'autostrada Mantova-Cremona e prendiamo i 108 milioni di euro che la regione si è impegnata a mettere su questo progetto irrealizzabile e mettiamoli a finanziare la viabilità ordinaria, il rifacimento delle strade e magari il sistema tangenziale di cui abbiamo bisogno. Sarebbe un inizio, perché 108 milioni di euro non bastano, ma sarebbe un modo completamente diverso di approcciarsi al problema e soprattutto un modo per smettere di ingannare i cittadini mantovani e cremonesi.